Legnano Basket, oggi sono qui con Alberto Navarini. Ciao Alberto. Ciao a tutti. Come stai? Come va il tuo dito? Ma il mio dito dai, va meglio, nel senso che purtroppo l'ultima settimana, le ultime due settimane sono state un po' travagliate, nel senso che ho fatto un po' fatica a allenarmi, però adesso comunque sto facendo molta terapia, quindi sta andando meglio. Questa settimana spero di potermi allenare e di fare tutti gli allenamenti in modo da arrivare domenica, è una partita stra importante per noi, nel migliore dei modi, ecco. Tu hai iniziato a giocare nella Canottieri Milano con Andrea Picarelli, oggi tuo avversario. Com'è? Che sensazione fa ritrovarsi a giocare contro un tuo amico, un tuo ex compagno di squadra, con la quale hai passato gran parte dell'esperienza giovanile? E com'è trovarsi a giocare in questo campionato per salvarsi, insomma? Ma allora, diciamo che con Picarelli, nel senso, con Andrea ho un grandissimo rapporto, abbiamo iniziato a giocare assieme fin da quando avevamo 6 anni, abbiamo fatto tutto il percorso alla Canottieri Milano per poi passare all'Olimpia, con lui ho vinto tantissime partite, quindi ho veramente un rapporto speciale. Giocare contro di lui, onestamente, era da qualche anno che non capitava ed è stata una bella emozione. Per fortuna poi li abbiamo anche battuti anche bene, quindi nel senso è andata proprio bene. E niente, giocare per la salvezza, è, soprattutto in questo momento, è una grande responsabilità, nel senso che se una squadra si trova a giocare e a lottare per i playoff ha una certa consapevolezza e comunque è stata costruita in modo diverso. Noi, per come siamo fatti, per noi centrare la salvezza è un qualcosa di grandioso, quindi in questo periodo e in questo momento dobbiamo solamente cercare di allenarci al meglio, stare uniti e alla fine ce la faremo senz'altro. Parlando della tua esperienza nel settore giovanile di Milano, che storicamente si basa molto sull'organizzazione di squadra, magari lasciando meno spazio all'estero e alla fantasia del giocatore, come magari fanno altre realtà di vertice, come per esempio Varese. Questo per te, ora, che già che a livello di senior, è un vantaggio oppure uno svantaggio? Devo dire che il mio gruppo, quello dell'Atalanta 96, è sempre stato un gruppo molto forte fin da quando è stato costruito l'Under 13. Quindi devo dire senz'altro che nei primi 3 anni sono stato formato come giocatore per cercare di giocare moltissimo di squadra, per coinvolgere sempre i compagni, perché comunque oggettivamente abbiamo perso 2 partite in 3 anni, ne abbiamo vinte più di 80 e questo era quasi inevitabile. Nei 2 anni successivi, invece, quando ho fatto l'Under 17, invece ho cercato anche di allenarmi, spesso con allenamenti individuali, per cercare di essere più incisivo, non solo nel cercare i passaggi e coinvolgere comunque i miei compagni, ma anche per poter essere più anche un realizzatore, per essere più incisivo. Penso che tutti ti dicano che devi fare una crescita più che altro fisica, più che tecnica. Tu pensi che in un ruolo come il tuo sia possibile sopperire a un fisico normale con la tecnica o con l'estero? Credo senz'altro che si possa sopperire con la tecnica. Fatto sta che, tra virgolette, purtroppo, ecco, dal mio punto di vista, negli ultimi anni comunque il gioco si è fatto sempre più fisico, quindi un minimo a livello fisico ogni singolo giocatore deve poter dire la sua, sia che con ciò si comprende magari l'altezza di un giocatore piuttosto che il suo peso, piuttosto anche solo il fatto di una persona di essere capace di stare in equilibrio in ogni situazione del gioco. Quindi un minimo ogni singolo giocatore deve essere fisicamente dotato, ecco. Dopo tante esperienze a livello giovanile, 2 campionati italiani vinti e 2 partecipazioni ai campionati europei, hai rinunciato ai tuoi ultimi 2 anni a questo livello. Questa scelta ti ha dato o ti ha tolto qualcosa? Credo che mi ha dato sicuramente di più, nel senso che col senno di poi sono veramente felice di aver fatto questa scelta. Oggettivamente il mio salto è stato fatto un po' nel buio, ho detto onestamente quando l'ho fatto. Poi sono stato anche fortunato perché ho trovato un gruppo di ragazzi fantastici, un allenatore che comunque aveva fiducia in me, una società veramente super, quindi
cioè col senno di poi, pensare che ho lasciato le giovanili, finito l'under 17, l'anno dopo ho vinto la B2, è ancora qualcosa di veramente incredibile, quindi senz'altro ho fatto bene. Come è cambiato il tuo ruolo da secondo play rispetto all'anno scorso che avevi davanti Vibella, oggi che invece hai davanti Palermo? Ma il mio ruolo, diciamo che è più o meno come idea, è sempre lo stesso, nel senso il concetto di poter entrare dalla panchina, cercare di dare uno strappo alla partita, aumentando magari l'intensità. Diciamo che avendo davanti Vibella c'era più difficoltà di poter giocare da lui, quindi il mio ruolo era prettamente di playmaker di fianco a una guardia. Quest'anno comunque ci sono state alcune occasioni in cui mi sono trovato a giocare da playmaker di fianco a un altro playmaker, e quindi Pale. E, senz'altro però una è ancora tutt'oggi, l'altra è stata un'esperienza molto importante per me. Che caratteristica hai rubato a Fabio Vibella invece quella che hai appreso da Palermo quest'anno? Da Fabio credo che sicuramente ho imparato molto per quanto riguarda la gestione nei momenti decisivi. Diciamo che la sua capacità di mantenere il sangue freddo nei momenti in cui conta poi vincere la partita è stato veramente un'esperienza molto importante. Per quanto riguarda invece Compale, penso che senz'altro sono più aspetti, dall'importanza di difendere e di saper resistere anche ai mismatch, all'importanza di saper fare canestro in ogni situazione, nel senso Compale veramente sto cercando di poter rubargli il maggior numero di cose perché capisco e mi rendo conto che sono veramente importanti. Facciamo un ipotetico gioco. Tu da playmaker, con quale guardia avresti voluto giocare? Del presente, del passato, di qualsiasi livello? Se me la dici così, avrei voluto giocare con Michael Jordan, ovviamente. perché vabbè, dai, Michael Jordan, per forza. Parliamo ora della squadra. Dopo un periodo di assestamento per i nuovi acquisti e con un Packer tornato ai suoi livelli, che cosa manca adesso a Legnano per trovare un po' di continuità? L'unica cosa che ci manca è tornare ad allenarci tutti assieme, perché nelle ultime settimane, tra vari motivi, non ci siamo riusciti. Quindi adesso questa settimana torniamo ad allenarci finalmente tutti assieme, fare dei buoni allenamenti, trovare il feeling giusto con la palla, con i canestri, visto che poi giocheremo in casa, e prepararci al meglio per domenica. Fino a qualche settimana fa vivevi con Joe e con Mike. Sappiamo dall'intervista con Giovanni che era un po' lui che faceva tutte le faccende di casa. Adesso che non c'è più, vivete nel caos, chi fa cosa? No, dai, diciamo che non siamo allo sbaraglio, ma perché Giovanni ci ha educato e ci ha insegnato bene le cose. Quindi ringraziamo Joe che ci ha cambiato la vita. Insegnato a spendere bene le magliette. Sì, però sono onesto e quello è una cosa che proprio non stiamo facendo bene, infatti ci sarebbe molto arrabbiato con noi. È una cosa che non stiamo facendo bene, ovviamente è da fare, però non lo facciamo bene. No, per il resto dai, comunque ci arrangiamo, nel senso siamo in due, cerchiamo di dividerci un po' i lavori e dai, ce la facciamo bene. Tutto sommato siamo bravi, dai. La tua famiglia che ruolo ha avuto in questo tuo periodo di crescita? Sono sempre presenti a tutte le partite, anzi cogliamo l'occasione per salutarli, che sono fantastici, ma raccontaci un po'. Ah, diciamo che fin dal primo anno comunque sono mia mamma soprattutto, perché è stata importantissima, perché comunque anche solo per il tragitto per arrivare a Legnano era praticamente quasi sempre lei che mi portava. Poi comunque anche quest'anno cercano sempre, ovviamente vengono sempre alle partite, mio fratello spesso anche, quindi comunque cercano sempre di starmi dietro, poi comunque sono vicino a casa e ogni cosa, qualsiasi cosa ho bisogno, non c'è nessun problema, quindi li ringrazio anch'io e sto veramente bene, quindi anche grazie a loro. Grazie Alberto per essere stato con noi. Invitiamo i nostri tifosi al palazzetto, vi ricordiamo che giochiamo in casa alle 6 domenica, partita molto importante contro Matera. Vogliamo anche ringraziare la persona che sta dietro alla telecamera? Sicuramente ringraziamo Max Giudici, che fa un po' il timidone, però è l'uomo più importante di questa intervista. Grazie Max,
Vi aspettiamo domenica. Ciao a tutti. Ciao ciao.